The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida, fa attenzione anche tu che non mi controllo più. Quante carte puoi giocare? Ciao a tutti ragazzi, nuova puntata di The King of Games. Oggi facciamo un'apertura molto particolare di due box di Millennium Pack. E la faremo mischiando i due box. Facciamo un booster party. Prima volta che lo facciamo, vediamo come viene fuori. Ok, ce l'ho fatta. In Millennium Pack, come ben sapete, c'è una carta molto ambita da tutti i giocatori attuali che si chiama Carta dell'Oblio, Card of the Mind. Ed è utilizzata da tutte le tematiche che sono lente, che soffrono la velocità dei mazzi, diciamo, da meta. Quindi possiamo citare il Custode di Tombe, il Clipboard, il Satella Cavaliere, lo Yosenju. Capirete che già questi mazzi sono tanti ad averli citati, quindi ne è conseguito che questa carta è sicuramente ben ricercata da tutti i giocatori. Bene, facciamo un mix delle buste. Abbiamo un totale di 72 pacchetti da aprire, ma saremo molto veloci perché tanto abbiamo già visto questa serie. Vediamo cosa ci riserva questa apertura insolita di un box, anzi di due, mischiato. Ok, abbiamo mescolato abbastanza. Sembra che stiamo mescolando la pasta, in realtà stiamo mescolando delle buste perché sono gialle. Ok, dai, iniziamo. Questa mi sembra buona. Abbiamo perso un po' troppo tempo. No, e invece bene, andiamo avanti. Gaia galoppante del cielo, il campione del drago, mi ricordo precisamente il nome. Bene, super rara. Vediamo. Blocca gambe. Mettiamole in ordine, così contiamo anche le foil. Bene, prendiamo qua sotto. Chissà quante ultra troveremo. Sono curioso. Eccola qua, carta dell'oblio. Vedi, a prenderla da sotto si va subito bene. Bene, prendiamo da qua. Può uscire davvero qualunque cosa da questi pacchetti, dato che abbiamo preso due box e li abbiamo mischiati. Mi sembrava carino, dato che c'erano rimasti questi due boxettini, fare una apertura insolita. Tanto le statistiche sono sempre quelle, quindi non andiamo sicuramente a rovinare nulla. Buco trappola acido. Vediamo un po'. Blocca braccia. Prima abbiamo trovato blocca gambe. Intanto cominciamo a essere invasi da bustine. Facciamo un po' di ordine, evitare di buttare via le bustine buone. Kunai con catena. Buco trappola acido. Sto sbustando un po' troppe rare. Andiamo a prendere qua sotto. Vediamo, spadaccino di fuoco, magari non le metto lì. Okay. Vediamo, prenderò questa. Questa è una bella ultra. No, blocca braccia, un altro blocca braccia. Poi kunai con catena.
Diteci con un commento se vi piace questo modo di sbustare e lo replicheremo sicuramente. Il simbolo dell'amicizia e un'altra carta dell'oblio, signori. Bene, continuiamo così che si va avanti bene. A posto, non c'è più niente qua. Ciao a tutti, vedete, mi piace The King of Games, al prossimo video. No, scherzo, me le apro tutte, dai. Qua, continuiamo il trend, il box non si sta discostando, vorrei fare una piccola premessa. Abbiamo trovato tutte le carte uguali possibili, bene. I box, secondo me, che abbiamo mischiato sono uguali. Sento la forza di una fusione, vediamo se è così. No, era solo il paladino oscuro. Carta molto forte, magari ritornerà con l'avvento di dell'illusione oscura. Curse of Dragonfire, ultra rara. Bene, mi stavo preoccupando in positivo che uscissero solo carta dell'oblio. Andiamo avanti, vediamo cosa troviamo. Qua sono tutte qua le ultra rare. Il drago lato di Ra, Fenice immortale, ultra rara. Bene, bene. Ho mischiato proprio male. Spadaccino di fuoco. Ok, vediamo. Questa è sempre difficile. Kunai con catena, le common non le vediamo perché tanto le avete già viste nel video di presentazione in italiano. Guardiano celtico. Stanno susseguendo una marea di gialloni. Andiamo a prendere in fondo. Vediamo questa qui. Sacrificio del braccio sinistro. E guerriero pantera. Molto forte in Cosmo. Il vero nome. Cavolo, che emozione. Stanno uscendo solo foil magie. E poi magie indicano sicuramente che potrebbe esserci un'altra carta dell'oblio. Un po' troppo acido. Vediamo. Pantera guerriera. Quanto avremmo aperto? Avremmo aperto già un box. Bacino di fuoco. Allora, vengono una serie di rare infinite e poi tre ultra rare di fila. Com'è possibile? Pantera guerriera. Aspetta, vorrei far notare la differenza di questo box. Cioè, sono tutte le rare in fila. Ah, la prima capostipite l'abbiamo trovata solo una volta. Vediamo qua. Poi le buste sono arrivate talmente in fondo che non le vedete neanche in tutto l'inquadratura. Eccola qui. E buco trappola di spine, molto forte. Anzi, questa ve la recensisco. Quando un mostro avversario che è evocato normale o speciale in questo turno dichiara un attacco, distruggi il mostro attaccante e se lo fai infliggi danno al tuo avversario uguale alla metà dell'attacco di quel mostro. Quindi, se per caso il vostro avversario pensa che voi non avete fatto niente perché non avete ancora attivato l'effetto di Raflesia, con quello lì potete stupirlo. Intanto abbiamo trovato un altro buco trappola acido che influisce sui mostri in difesa. Spadaccino di fuoco, anello di istruzione, che ci sono molte carte utili qui. È stata annunciata anche un nuovo Duelist Pack sempre sul faraone, che si chiama Nemici del Faraone, mi pare, in italiano. E qui secondo me c'è qualcosa di bello. Blocca braccia, scusate. Bene, abbiamo fatto il treppera alla grande. Simbolo d'amicizia, Kuribo, Gandora il drago dell'istruzione,
evocherà Yugi nel film, come si è visto nel trailer. Buco trappola di spine. Beh, fa sempre piacere trovarla. Scusate, ma un po' la voce bassa. E drago millenario, che non è più millenario perché l'abbiamo fatto tornare in vita con tutte le volte che l'abbiamo sbustato. E palacino di fuoco con questa mano terribile. Mi chiedo chi abbia disegnato questa carta, sotto quali stupefacenti fosse. E il vero nome, che carta che personalmente non mi piace tantissimo, dichiara un nome di una carta, manda al cimitero la prima carta del tuo deck, anzi dissotterrala, e se la carta è quella che hai dichiarato, aggiungila alla tua mano. Quindi puoi aggiungere alla tua mano o evocare specialmente un mostro divino dal tuo deck, altrimenti mandala al cimitero. Puoi attivare solo un vero nome per turno. Ma la classica carta cartone animato. Chi la usa questa? Non me la ricordo. Ma mi informerò. Simbolo amicizia. Beh, abbiamo quasi finito, dai. Ci mancheranno una ventina di buste, così a occhio. Forse è qualcosa di più. Beh, abbiamo già trovato due carte dell'oblio, quello che mi interessava fondamentalmente. Il resto è tutto regalato. Anche buco trappola di spine mi serviva. Pantera guerriera. Dopo andiamo a contare quante pantera guerriera abbiamo trovato. Qui c'è anche il virus distruggi carte. Gaia the first knight. Gaia il cavaliere. Vediamo. Sacrificio del braccio sinistro. Questa è una bella carta. Nel cosmo ne sa davvero. Qui secondo me c'è un'altra bella. Ecco qua. Dragolato di Ra, Fenice Immortale. Qua abbiamo il secondo Dragolato di Ra. No, ce ne sono un po' di più, secondo me, di buste rimanenti. Bene, andiamo avanti, che se no non finiamo più. Drago millenario. Exodia, il signore proibito finale. XYZ cannone drago. Predatore Bors di Kaiba. Buco trappola acido. Il contratto col signore oscuro. Citiamo un po' di carte. Siamo sicuramente felici i nostri amici Amarcord. Drago 5 teste. Questa carta rara segreta vale 80 euro mi pare, o sicuramente più di 40 euro. Si trovava nelle premium pack. Nelle premium pack trovavi una bustina sul box intero che conteneva tutte le carte rare segrete. In realtà le rare segrete erano solo alcune, però quella carta era stata stampata super rara e quindi potevi trovarla in versione rara segreta. E tuttora le carte più rare valgono tanto di quella in quella versione lì. Il drago lato di Ra, Fenice Immortale, la terza. Troveremo anche la terza carta dell'oblio, mi auguro. Cioè, mi sembra. Eccola qua! Mamma mia! Bene, con questo posso congedarmi e potete anche mandarmi a quel paese per la schiappata che ho fatto. Bene, siamo a tre carte dell'oblio, che ovviamente sono tutte attaccate qua le carte foil, non c'è un minimo di suspense. Qua secondo me ce n'è un'altra, eccola qua, un'altra ultra rara. Qua poteva, dai, sono tutte qua, abbiamo capito, ce n'è ancora un'altra sicuramente. Sacrificio del braccio sinistro. Beh, vabbè, signori, tanto qui le carte mi stanno travolgendo. Rovine diffuse, sembra un'altra carta con questa artwork, sembra qualcosa di alieno quasi. Bene, non lo dico neanche più,
Mi sono rotto le scatole. Speriamo gli diano qualche supporto diverso, sto drago millenario, così tornano utili le centinaia di copie che abbiamo accumulato. E wow, sacrificio del braccio sinistro. Signori, ma questi due box erano davvero ottimi. Li ho scelti bene nel mucchio. Eccolo qua, il Gaia galoppante. Dai, vediamo cosa tutto può succedere, quindi attenzione. Simbolo amicizia, ascia tigre, ruota dell'incubo, pacchetto molto maricoso. Aiuto, sono troppe bustine, dai, insomma abbiamo quasi finito. Gaia il cavaliere e basta. Ok, vediamo se riesco ad arrivare a queste ultime. Mancano, ho un occhio proprio incredibile. Prima ne mancavano 20, qua ce ne sono ancora 10 a occhio. Qui abbiamo 3, 6, 9 buste. Vai, vediamo cosa succede. Dovevo mescolarle meglio. Però è anche vero che se uno apre una ultra, subito dopo non se ne aspetta un'altra. Quant'è? Ah, che... Basta! Dopo facciamo il conto di tutte le pantere guerriere che abbiamo trovato. Oh, questo pacchetto al contrario ci rivela un guardiano celtico. Subito veniamo invasi dalle buste. Mi sa che ho scelto tutto il meglio, all'inizio. XYZ, che non è un exceed, mi piace. E qui, ma signori, io non ci credo, non ci credo davvero. Qui abbiamo 4 carte dell'oblio. È incredibile. Ci credo. Ribellione. Vabbè, le ultralare sono tutte attaccate. E guarda, questa volta sono contento di averla trovata. Ribellione. Oddio. Cioè, io non ci credo. Qua c'è la creme della creme, non mi aspetto nell'ultima busta che cosa ci sia. Un altro Gaia galoppante. Andiamo a fare un bel recap. E ultima bustina, ce la gustiamo bene? Sì, dai. Così se troviamo una pantera guerriera festeggiamo. Paladino scuro. E drago nero metallico scuro occhi rossi. Ascia tigre. Kunai con catena. E basta, non c'è niente. Bene, andiamo a fare un recap. Allora, menzione speciale per la pantera guerriera, che è stata trovata per un totale di... Forse mi sono focalizzato io sulla pantera guerriera, in realtà non abbiamo trovate tante. Invece abbiamo trovato un totale di 8 pantere guerriere. Bene, anzi, male. Beh, Konami, fai stampare qualcosa che renda utile la pantera guerriera, per favore. Oltre che, vabbè, bella per il suo effetto Amarcord. Abbiamo trovato 3 Gaia galoppanti, poi 4 mi pare Left Arm Offering. Ebbene sì. Una ribellione. 2 fenici immortali, se non 3. No, 3, scherzavo. E un vero no, 2 vero nome. Poi qui abbiamo il terno all'otto, perché sono tutte e due uguali. Andiamo. Ho notato che le gambe escono di meno, possibile? No. Sì. Ok, queste 5 qua. Poi abbiamo il buco trappola di spina in 2 per, il Curse of the Dragonfire, e signori, con questo vi voglio salutare. Lasciate un like alla pagina di Facebook The King of Games, like al video,
per rimanere sempre aggiornati, facciamo anche delle collaborazioni con Halifax, con Duelist, con Oriental Wave. Mi raccomando, continuate a seguirci per altre sbustate, fateci sapere con un commento se vi piace questa modalità di sboosting, come direbbero i nostri amici di LPP che saluto. Ciao Ska, e grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video. The King of Games, il re dei giochi.